Allora siamo a Berceto, siamo in cammino verso il Valoria e il Valoria per me è un posto magico. Lei cosa ne pensa? Beh, una magia prodotto di storia e geografia, prodotto di attraversamenti millenari da parte dei pellegrini della Francigena e di attraversamenti un po' più moderni di camminatori ed escursionisti che fanno i Sentieri Italia. Sono forse due tra i più grandi percorsi d'Europa, entrambi in direzione nord-sud, entrambi al confine tra Europa e Mediterranea, e sono centrali, per questo abbiamo voluto anche marcarlo con un piccolissimo monumento. Il rapporto con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, ovviamente da parte di Berceto, è un rapporto molto positivo con il Presidente, il Direttore e i suoi collaboratori, anche perché Berceto nel 1988 voleva essere il primo comune italiano a parco. Non ci siamo riusciti, ci accontentiamo di collaborare con il Parco ed essere porta del Parco. Per i 20 anni del Parco abbiamo deciso di fare questo cammino e siamo alla prima tappa. Come procederà? Oggi iniziamo a camminare, anche se il tempo è quello che è, perché vogliamo celebrare i 20 anni del Parco. Lo faremo passando da Berceto per arrivare a San Pellegrino in Alpe, quindi seguendo l'Alta Via, seguendo il Sentiero Italia. Un paesaggio come il nostro dell'Appennino Tosco-Emiliano è un paesaggio estremamente costruito, nel senso costruito dalle persone che ci hanno vissuto per millenni. Siamo con Pierangelo sul sentiero che porta dalla Cisa al Valoria e anche questo, nonostante siamo in un bosco, è un territorio che è stato calpestato da secoli dall'uomo. Sì, siamo sul bosco che porta verso la cima del Valoria, dove si incontra Sentiero Italia, Via Francigena, Grande Escursione Appenninica, Sentiero 00, tanti nomi diversi che però raccontano lo stesso luogo, raccontano la stessa passione per le montagne, per il camminare, per i sentieri, in un parco, il nostro, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, che fa parte anche della riserva della biosfera. Ci dice la parola stessa, biosfera, che qui è fondamentale la natura, ma è fondamentale anche il lavoro, la passione, la cultura dell'uomo, ed è quello che ha modellato questo territorio nei secoli e che lo ha reso quello che oggi è, un punto di incontro di culture, di tradizioni, di gastronomie, che è il vero nostro grande punto di forza. Forse pensare 20 anni fa di essere qua con parmigiani, reggiani, garfagnini, lunigianesi a parlare di parco, a parlare di un territorio comune, di considerarlo casa, forse poteva sembrare un'utopia. Oggi questo è possibile e lo riconosciamo come tale e lavoriamo insieme, collaboriamo insieme con realtà diverse che però raccontano appunto la stessa storia. Uno sicuramente degli aspetti in cui questo è più forte è il turismo, che ha avuto una grande accelerazione e che si è sviluppato trasversalmente da tutte le parti in maniera diversa, ognuno con le proprie peculiarità, nel rispetto delle caratteristiche, delle culture di ogni territorio. Soprattutto mi viene in mente il cicloturismo come grande esempio, la mountain bike come la mobilità sostenibile, la mountain bike, ora il nuovo mondo delle e-bike, delle bici elettriche come sistema per scoprire il nostro Appennino e intorno alle quali sono nate tante piccole realtà virtuose. Le tappe base sono sicuramente le frazioni e la scoperta del territorio vicino a noi. Per quelli un po' più avventurosi consigliamo di andare fino alle porte del parco, quindi verso Lagoni, Lagdei, e ci arrivano molto volentieri e pedalando senza neanche troppa fatica, essendo che sono a pedalata assistita. Io vedo un po' nel Valoria, in quell'incrocio fra quei due sentieri, un po' il cuore di questo parco nazionale, di questa riserva di biosfera, che hanno questa unicità di essere questo mosaico o forse questo caleidoscopio di storie, di tempi e di sensazioni, emozioni, culture molto diverse.